Comunque a 10-15 giorni dai ritiri, poi il mercato finisce a fine agosto, per l'amor di Dio, però Ibra ha fatto una figura di merda mondiale, il Milan sta facendo ridere, calcolando che deve recuperare un gap dall'Inter che è enorme. La Juventus con Di Gregorio al posto di Chiesi non fa un upgrade, Douglas non so al posto di chi venga, ma è tutto da scoprire. E gli altri non sono ancora Che presi, quindi chiaro, a ma è oggi l'Inter forte aveva però Douglas Luiz. l'Inter... No, è forte. Rice gioca nel West Ham 2 anni fa arriva 14esimo, quest'altro gioca, sono tutti forti, però devono poi venire nel nostro campionato, che sarà un campionato magari su alcuni aspetti mediocre rispetto ad altri, però sul lato tattico è molto particolare, può insegnare molto ed essere difficoltoso. E quando è arrivato Zidane, anche Djorkaeff ci hanno messo mesi per Sì, imparare il però nostro posso calcio. dirti, Fabio, per quando il tuo discorso è giusto, per No, carità, Flavio, io però ti chiedo solo una cosa. Flavio, una Douglas domanda Luiz faccio a è te. giocatore vero, Allora, dai, faccio te una giocatore domanda. Alla Juventus, con Di Gregorio, Chesney, Douglas, perché gli altri non li calcolo, perché siccome è 8 anni che dicono che finché non è fatta, non è fatta, e non devo dirlo, no? Giro questa cosa a tutti, no? A oggi sono arrivati Douglas Luiz e Di Gregorio. Il mercato della Juve fa pena. Il Milan non no. esiste. Conte a Napoli sta incidendo zero. La Lazio con Baroni e Noslin mi fa ridere. Alla Roma c'è un disastro. L'Inter oggi ha 40 punti di vantaggio sulla seconda. Credo che a fine gennaio l'Inter sia campione. Però aspetta, L'anno aspetta Fabio, non voglio scorso difendere. Siamo il 20 l'anno giugno. scorso ho detto Fabio, che non amassa voglio l'Inter. difendere, non Ma voglio io ti dico, difendere. io parlo per Ho te che vieni capito qua. quello che hai detto. Fammi Ma rispondere voglio però. il calcio, Primo luglio, l'anno scorso ho detto fine marzo e ho azzeccato tutto, con la gente che diceva che la Juve era forte, la Juve era così, allora era così forte che stanno cambiando la squadra, se no cambi Però l'allenatore aspetta, e la Fabio, squadra posso la sua. dirti una roba sulla Juve? Posso dirti una Dai roba sulla Juve? Flavio, non ce n'è una che stia facendo bene. Su Szczęsny di. Il gap con l'Inter è abnorme, l'anno prossimo la seconda finisce a meno 40. Sappilo, se mediterei Su Szczęsny. Allora, ogni stai palla che gli rispondendo, dai abbiamo farà gol. capito qua. Zielinski è più forte di Mkhitaryan, dai. Fabio. Quindi tu, Fabio, dici che Certo. oggi, primo Sì. luglio, Ma l'Inter. non fa, strappo la tessera, ne guarderò 7, ne guardo San Siro, l'ottava sono campione d'Italia. Ma non perché voglio fare il pagliaccio. L'anno scorso ho detto le stesse cose, la gente parlava e poi alla fine l'hanno succato. Dico che quest'anno, e lo dico da tifoso del calcio, non c'è una squadra che stia facendo a oggi, come mi insegna il pancio, una campagna acquisti aggressiva, forte e Aspetta, però realmente Fabio, posso dirti una importante. roba? Però siamo al primo Sì, però luglio. devi dirmela anche Sono la prossima d'accordo, maggio. sono Cioè, la parola è d'accordo. 5 lettere, Pisa, Ok, hai Pisa, parlato, mio Fabio, signore rispondi. dell'universo, dei paesi conosciuti e ancora da scoprire. Questo mi devi dire. Come dovevi dirmi l'anno scorso? Parla, piccolo Ma il Mosè. mercato è No, iniziato fra dicevo 10 che minuti. Douglas su Szczęsny, Di Gregorio hai ragione, la Juventus secondo me fa un passo indietro, però la Non Juventus dico che rispetto Di allo Gregorio sia scorso anno scarso, l'ho visto c'ha giocare un contro allenatore la Primavera. vero, che l'anno scorso non ce l'aveva. Douglas Luiz è un giocatore vero e siamo al primo luglio, dagli Va bene, al del primo tempo. luglio oggi, che distanza c'è di punti? Però ha preso, Secondo posso dirti, passare da Locatelli me. Ma mi o da dici la Bertelli a distanza? Sì, Douglas ma Luiz tu è sei un la passo carta in avanti, spagnola, io la passare da prendo, Allegri, poi passare da. diventa Però, una pallina. Ma Fabio, diventa o una parli tu pallina. o Mi parlo io, dici ma se no quanti. non ci capiamo. No, Dai, vabbè, parla. parla tu, ti ho fatto una domanda. Ti ho Ok, solo detto quanti punti ci sono oggi, poi fra un mese riparliamo. passare da Allegri e Thiago Motta è un passo in avanti. Passare da McKennie a Douglas Luiz è un passo in avanti. In porta, anche secondo me, hanno fatto un passo indietro. Però diamo tempo a giungere a Thiago Motta perché siamo al primo luglio. Se no, sembra che siamo al 31 Sì, d'agosto. ma Cioè, Flavio, ok, il tuo ragionamento va alla perfezione ma sul il mio non è Milan. un ragionamento, D'accordo con Flavio, te? quando Sulla l'Inter aveva Juventus, 30 però. punti. Sulla Juventus, C'è scritto nel subgol. Sì, Flavio, quando Arrivo, l'Inter Don. aveva 30 punti dalla Juve, il mercato è stato Sensi, Barella, Young, Lukaku e tutti quelli che sono arrivati, capisci? Scusa, Non è ma l'Inter stato esce al girone in Champions Andiamo League, sul mercato dai. No, dell'Inter, comunque, dopo che la Juve è finita. scusate, ma quindi l'Inter fa turnover in Champions League, esce agli ottavi di finale pure quest'anno in Scusa, Champions? Fabio O ce Bergomi la, cioè, si pagliaccio. presenta proprio? Scusa. Chat, però cercate di non essere maleducati, sennò vi dobbiamo time outare. Rischi. Ed è una rottura di coglioni farlo.
che non deve rompere i coglioni come Borca Valero, Firenze, il sindaco, questo. Quando vieni all'Inter devi assolutamente dimenticare il passato e sapere che vai in una città gloriosa, in una città gloriosa, a fare, se hai voglia, il protagonista. Quindi tutte le smalfie. Mica il tifoso dell'Inter, mica il tifoso dell'Inter. Ma chi ha parlato di tifoseria? No, sto facendo una domanda. In base a Francesca, stavo rispondendo a Augusto. Dico, perché hai scritto questo posto? Cioè, cosa hai visto che ti ha dato fastidio? Ho appena risposto. Ho detto che mi danno sui nervi quelli che vengono a Milano all'Inter, come Borca Valero, come all'epoca Nainggolan, che vengono e fanno tutte le manfrine. Saluta, vai, dopodiché prendi, vieni da noi e sai che stai arrivando in una squadra meravigliosa, nel pubblico più importante, nel pubblico più affettuoso da 20 anni in Italia. Quindi non rompere troppo il Porta Valerio, il sindaco. Una squadra che comunque in qualche modo l'ha accolto 8 anni fa e l'ha fatto crescere come giocatore. Cosa ha fatto oltre salutare in maniera educata? Sì, ma aveva già salutato. No, ha fatto la festa per il suo compleanno e ha approfittato. Va bene, speriamo sia l'ultima. Speriamo sia l'ultima. Resto appresso. Io l'ultima non festa per il suo compleanno, ma speriamo di no. Speriamo ne faccia altre. Va bene, speriamo sia l'ultima, perché lui, Borca Valero e Nainggolan mi hanno già rotto i coglioni. Se vieni all'Inter devi avere un sorriso tipo il Joker. Deve fare la scuola di interismo. Che croce, ha ragione Francesco. Ma io ho fatto lo stesso posto per Borca Valero e per Nainggolan. Cioè, prima vi lamentate che non ci sono persone che si prendono la responsabilità di una maglia, che non ci sono bandiere, poi vi lamentate se dopo 8 anni un ragazzo è grato del percorso che gli è stato messo a disposizione e ringrazia. Non ho capito come siete fatti, vi giuro. Sono 7 mesi che Francesca, sono 7 mesi che dell'Inter. Sono 7 mesi, dai. Perché è arrivato un ragazzo. Era va bene, ok. Mi auguro che sia lui. Mi auguro. Punto. Scusa, tu l'hai avuto e l'hai cresciuto. Io mi auguro, da interista, che dal prossimo posto si parli di Inter. Sennò può andare a fare in culo lui, Nainggolan, Borca Valero, questi. No, Passare da Napoli a Milano e da Firenze a Milano, un po' di nostalgia penso sia normale. Quel nostalgia di cosa? Nostalgia di cosa? Napoli, Firenze, Milano è come paragonare, che ne so, un piatto nostalgia di della Mercedes. Carbonara, un piatto di certo, pasta. Non ce l'ha più, nostalgia della Mercedes. Francesca, tu sei d'accordo con Fabio che l'Inter è l'unica squadra che realmente ha fatto passi in avanti e nessuno è stata... Io penso che tirare delle conclusioni veramente... No, perché non considerare... Per me non considerare... No, però... Ragazzi, io non sono d'accordo su quello che... Non parlo delle altre squadre perché non è che non mi interessa, ma non sono... così tanta giornata da poter parlare facciamo sulle altre squadre. Mezzanotte e 21 del primo luglio, ragazzi. Mezzanotte e 21 del primo luglio. 21 esatto. Minuti che ha aperto il mercato. Io voglio fare complimenti ai tifosi dell'Inter, che è il miglior pubblico, che hanno accolto sinceramente Lukaku, che ha baciato la loro maglia con grande affetto e ci hanno pure creduto. A questi piace Fabio, piacciono questi qua che fanno le manfrine e poi glielo buttano nel culo. No, non è vero, non credo. Che dice, quello uno almeno è sincero che dice... Puoi evidenziare il messaggio di Tebracco? Mi piace una gente che tipo Lukaku... Se uno guadagna 3-4 milioni di euro... Napoli è meravigliosa, Roma è meravigliosa, Firenze è meravigliosa, Milano è anche bella, ma se sei miliardario è meglio stare a Roma, Milano, a Roma, Napoli e Firenze che a Milano, se sei miliardario. Vabbè, allora, senza entrare nelle città... senza entrare nelle robe ignoranti che dice Flavio, che ignorante come una... Volevo solo rispondere a Fabio per quanto riguarda me. Il suo dire che Conte secondo lui non ha inciso. Io ho assistito solo alla conferenza. Vabbè, allora, Francesca, ha inciso. Guarda che io sono amico e sono il più grande fan. Ti sto dicendo che non ha inciso. Ha inciso? Per me sì, inciso. Perché se già si parla di mettere via il 70% della difesa, che è stato il tuo più grande difetto quest'anno, allora significa che ha inciso. Allora, io sento delle dichiarazioni di Kvara, sento delle dichiarazioni dell'agente di Lorenzo e ma non si è neanche confrontato con loro, non ha avuto neanche ma il sì tempo che si è di confrontato vederlo. Dai, vai. Ma se ha detto che li ha sentiti tutti con una Georgia che ha fatto la storia Kvara, la conferenza l'hai sentita? Che era arrivato tutto il resto appresso. L'ho sentita la cosa MVP. Vabbè, ma se non ascolti le conferenze cioè
nella conferenza ha detto: ho parlato con ogni singolo giocatore, ho avuto con delle un allenamento, vuoi mettere che io ti pongo davanti, cioè sul tavolino. Ma si sono andati in Germania per convincere Kvara, guarda che la situazione non è buona. Stamattina il signor De Laurenti stava a Capri, bello, con le vacche nell'acqua, queste. Fa bene. Questo blitz in Germania. Domenica potrà riposare anche lui. E se è tornato, fidati. Ma la settimana prossima io ho detto che Conte, ma l'Inter gioca la settimana prossima. Allora sta incidendo e tutti sono rimasti, sono un altro calendario. No, semplicemente per me parlare in questo modo il 30 di giugno penso sia veramente delle due l'una. Vabbè. O no o sì, io ho detto no, tu non riesci a dire sì, evidentemente sì. No, a oggi non ha inciso oggi. Ma negli anni in cui ci sono i campionati europei o che mondiali, il mercato su determinati giocatori è fermo inevitabilmente. È vero. Cioè, perché comunque sono giocatori impegnati. Tu adesso, faccio un esempio, Rabiot sta senza contratto. Questo ancora devi finire l'europeo. Ma chi se lo va a prendere se fa male durante l'europeo? Queste sono ragioni Augusto. Tu devi strappare il tesserino giornalista. Tu sai benissimo che alcune operazioni si fanno a febbraio e marzo. Poi ci sono le cose. Hai detto una cazzata. Hai detto una cazzata enorme. È sconveniente parlare di balle, sono solo balle. Perché non possono parlare di mercato. Senti, io ho qua i messaggi di Ciala. No, fai una cazzata. Io ho i messaggi di Ciala. Vieni giù da me, però. Sei arrampicato sugli alberi. Vieni giù da me. Fratino, il messaggio. Ma che cazzo dici? Ma c'è gente che ha deciso ad aprire cosa fare. Testa di porco. Ma c'entra questo? Questi hanno fatto maestro. Ma questo, scusate, ma l'allenatore. Questo è ignorante, ma L'ho tolto. Guarda, Ancio, guarda che è vero, ha ragione che alcuni colpi si fanno all'ultimo, ma dire che i calciatori decidono dopo l'europeo è una balla.